Buonasera, la nostra copertina Bici Mon Amour, puntata numero 31 sulle note e sulle immagini del mondiale uomini e donne. Tra gli uomini ha vinto il belga Evenepoel, uno dei più attesi, e abbiamo visto come ha vinto, e poi tra le donne la Van Vleuten, l'olandese, anche lei con uno scatto imperioso nell'ultimo chilometro. Puntata più raccolta almeno qui in studio perché c'è la presenza di Gabriele De Bari. Buonasera a tutti. Solo soletto, però, Gabriele, vabbè, sai stare anche da solo, per dire. È stata una settimana importante di ciclismo. Però ci raggiungeranno o al telefono, anche tramite Zoom, alcuni ospiti che abbiamo coinvolto in questa trasmissione. Dunque, prova iridata, c'è stato comunque il terzo posto della Persico tra le donne, tra gli uomini, diciamo, siamo andati così, benino. Così. Benino rispetto anche al materiale umano che avevamo. L'ultima volta in Australia arrivavamo quarti con Pozzato, stavolta quinti e ottavo, non avevamo una squadra forte, avevamo detto, anticipato, non ci eravamo mai fatti illusioni. No, esatto. Abbiamo corso da squadra perché ci siamo entrati nelle fughe, sì. In una c'era anche Lorenzo Rota che inseguiva, seguiva di Battistrada, un tifoso, voglio anche citarlo perché mi ha fatto un po'... pensare, lui dice, ma è possibile che, si chiama Antonio, che quei quattro dietro non sono riusciti, vedevano, ma purtroppo dopo 200 chilometri diventa un'altra corsa, e un conto è fino a 200, un conto è oltre. Tu ti riferivi naturalmente a Evenepoel, che ha fatto quello scatto ai 34-35 chilometri. Prima ha fatto a 50, poi a 35, voleva arrivare da solo, voleva stravincere, che questi fenomeni, i tre fenomeni, Pogacar, Vindegaard e questo qui che ha vinto il mondiale, sono corridori che non vanno a speculare sulla corsa, addirittura il vincitore è uno che un anno fa il mondiale ha buttato, attaccava 120 km dal traguardo, non sapeva correre. Adesso qualcosa gli hanno insegnato, se migliorerà ancora tatticamente con la forza che ha, e diventerà uno dei, cioè lo è già, ma diventerà veramente l'unico un che gli ha uno. Resistito per qualche tratto, per qualche chilometro, è stato Livchenko, no? Livchenko, che è un corridore da fondo. E quindi un corridore che sul mondiale ci poteva stare, perché il mondiale, non ce lo dimentichiamo, sono 270 chilometri, quindi oltre i 200 c'è un'altra gara che soltanto i più forti vanno fino al traguardo, quindi quei quattro che volevano in qualche modo tentare un ricongiungimento non ce l'hanno fatta. Caro Antonio, purtroppo la testa ti dice una cosa, le gambe non rispondono, e ecco perché si distinguono i fenomeni. Quei quattro non hanno avuto la forza di andare a chiudere, non perché c'era qualche situazione strana sotto, ma perché i più forti di distanza vengono fuori, soprattutto se il forte è un fenomeno come Van Evenepoel, che due anni fa ha rischiato di morire al Giro di Lombardia, finendo in un fossato, ci hanno messo un quarto d'ora a trovarlo, è stato in coma, cioè è stato fuori mesi e mesi, quando è risalito in bici, in discesa frenava, giustamente, per la paura, ma adesso si è scrollato di dosso ogni timore e vuole fare il grande attore. Ha vinto la Vuelta, l'ha dominata, ha vinto due tappe, ha migliorato a correre non facendo gli errori del mondiale scorso in Belgio, ed è veramente la novità di quest'anno sul panorama internazionale. Ti faccio questa domanda: in questo momento, ma forse anche non solo in questo momento, è il passista più forte di tutti del mondo? E se non lo è, ci manca poco, ma lui tiene bene anche in salita, però questo è un fenomeno, perché ha vinto per la prima volta, bisogna dirlo, una corsa a tappe importante, e ha vinto il mondiale. I corridori che sanno andare bene sia nelle corse a tappe che nelle corse di un giorno sono fenomeni. E l'ultimo grande è stato Hinault, Merckx, Gimondi, cioè sono stati pochi quelli che vincevano sia i giri e sia le corse di un giorno. Tra l'altro questo ragazzo di appena 22 anni, tutti, se non ricordo così, male, tutti giovani, 22-23. Fino a pochi anni fa era un calciatore. Un calciatore. Quindi voglio dire, ma, un fenomeno. In Belgio il ciclismo è più famoso del calcio. Non ci dimentichiamo che al Giro delle Fiandre, la classica belga, assistono 1 milione di persone pagando anche il biglietto, andando lì dalla mattina o dal giorno prima. Cioè,
il ciclismo in Belgio è storia, mentre gli olandesi, che vincono nelle donne ma che negli uomini hanno continuato il digiuno, ormai arrivati a 38 anni senza vincere il mondiale, loro che hanno avuto grandissimi corridori, da Jan Janssen a Zotemelk, al vincitore del mondiale nel 90 in Giappone, che poi è morto, Rudi Lines, cioè hanno avuto grandi corridori, da 38 anni non vincono il mondiale. Ci poteva riuscire, sì, Van der Poel, che però è rimasto vittima di una situazione strana. Alcuni ragazzi in albergo lo hanno disturbato nella notte, lui giustamente ha reagito, la polizia l'ha arrestato, poi l'ha liberato, ma ha dormito un'ora e dopo 30 km si è ritirato da un mondiale, non puoi dormire un'ora, una corsa di 6 ore. Verrà processato, verrà multato, però l'Olanda... Allora Gabriele, facciamo così, perché continueremo a parlare naturalmente nel mondiale e vedremo anche quello che è successo, l'abbiamo già visto con la copertina tra le donne, però ci ha raggiunto, credo al telefono, comunque sentiremo la sua voce, Dario Cataldo, che tra l'altro è in viaggio, sta tornando in Abruzzo, adesso vi diremo anche il perché, lui è reduce dalla Vuelta. Buonasera Dario. Ciao, buonasera a tutti. Grazie intanto, come sempre, di aver accettato il nostro invito, sei sempre gentilissimo. Allora, intanto dicevo, stai tornando proprio in regione, in Abruzzo, perché domani ci sarà questa, poi ne parleremo, questa grande presentazione all'Aquila, in mattinata alle 11, delle tappe del Giro d'Italia, che saranno più di una, anzi della saranno addirittura quattro, tra cui la partenza. È così? Esatto, domani sarà questa presentazione di un evento che sarà, a mio avviso, storico per l'Abruzzo, perché non soltanto si tratterà della partenza come ci fu tra Montesilvano e Pescara, con il prologo, ma questo avrà un sapore completamente diverso sulla costa dei Trabocchi, su questa pista ciclabile che sta rivoluzionando completamente il modo di visitare il territorio, e poi con altre due tappe, un'altra partenza da Vasto, l'arrivo sul Gran Sasso, quindi comunque per l'Abruzzo sarà sicuramente un'edizione storica. Insomma, hai già un po' disegnato, l'abbiamo già fatto la scorsa settimana, questo appuntamento abruzzese con il Giro d'Italia. La prima tappa, quella d'apertura, il 6 maggio 2023, sarà proprio la Fossa Cesia Ortona, un cronometro di poco meno di 20 km. Credo. Già inciderà. Poi la Teramo San Salvo il 7 maggio, che sarà domenica. Paesaggistica, perché vanno Silvi Aita. Sì. Vanno... Bellante, Nereto, Silvi, Pescara, Chieti e poi riscende verso Vanno Ripatia. Silvi Aita, sì, non soltanto Silvi Aita, basta. Sì, quindi, sì. Poi c'è anche Nechietino, fanno un passaggio paesaggistico veramente. Poi bello. L'8 maggio ci sarà la Vasto, con una località della Campania, forse il Lago Laceno, di circa 180 km. E poi dopo qualche tappa fuori regione tornerà, come ricordava Dario Cataldo, il Giro in Abruzzo con l'arrivo a Perché questo non si poteva mettere Imperatore. Una non si tappa poteva... di 2200 metri di quota alla terza giornata, era un po' certo. pesante, i corridori non avrebbero gradito molto, quindi ci Campo si Imperatore, l'arrivo ci sarà il 14 maggio, che sarà domenica, dove hanno vinto Pantani, dove ha vinto lo spagnolo morto Jimenez, certo. Dove ci sono stati grandi vincitori sul Gran Sasso. Quindi sarà domenica 14 di maggio, quindi la nona tappa. Prima, seconda, terza e nona tappa, appuntatevi questo. E più questo il giorno dopo non so da dove problema. Ripartono. Il giorno dopo il Gran Sasso ripartono? Questo non lo so. Ancora. Domani si scoprirà meglio, chiaramente. Lasciamo qualche... Anzi, la presentazione, ecco, questo anche va detto, del giro, di tutto il giro, di tutte le 21 tappe, ci sarà il 17 di ottobre a Milano. A Milano, come sempre. Ancora da decidere l'arrivo, dovrebbe essere... O Trieste o Roma, da quello che sappiamo. Non si sa, forse non si più sa. Trieste, però non si sa. Trieste, allora, c'è Dario, stato 8 anni fa. Torno da te intanto per sapere, insomma, oltre a questa grande emozione per le tappe abruzzesi, se ti, insomma, intanto tu se sarai, sai già se sarai della partita, del giro, è ancora troppo presto? Ma sicuramente troppo presto, ma spero fortemente di sì. Sicuramente sarà una delle priorità che farò presente alla squadra, certo. E quindi vedremo. Lui in Abruzzo ha fatto un secondo posto all'Aquila decine di anni fa.
sì. In una tappa stranissima fece secondo. Tanta pioggia. Tanta pioggia, distacchi incredibili, lo spagnolo Arrogo conquistò la Maria Rosa con minuti di vantaggio, gliela tolsero sulle Dolomiti, insomma si rischiò che vincesse diciamo, un carneade. E in quella tappa così drammatica Cataldo arrivò secondo, sì, all'Aquila, dietro il russo. Esatto. Vinse il russo, mi pare? Sì, Petrov, è stato un arrivo veramente complicato con quel freddo che c'era. No, mi dispiace. La parte emozionale anche lì era importante, perché comunque era l'anno successivo al terremoto. Esatto. E mi dispiace soprattutto perché io avevo fatto una bella giocata su Cataldo vincente e non mi ero sbagliato, l'intuito mi aveva dato un bel suggerimento. Vabbè, poi però... si è rifatto Dario vincendo in un'altra edizione, una più recente a Como, no? La tappa di Como, giusto Dario? Sì, esatto. Era il 2000? Esatto, finale del Lombardia. 2019, quindi è vicino casa, molto più vicino, dove sì, vicino a casa, esatto. Senti Dario, esatto. Allora intanto dici, in poche parole, dici un po' questo mondiale, Evenepoel che aveva già vinto la Vuelta, tu lo hai avuto, ci hai corso a fianco, e insomma è anche lui una sorta di marziano come Pogacar. Sì, lui è uno di quei giovani fuori classe di questo momento che davvero quando sono in forma fanno veramente quello che vogliono. Poi l'hai definito molto bene come forte, come uno dei passisti più forti del mondo, se non il più forte, proprio perché lui non è un cronoman puro, anche se a crono va fortissimo, non è uno scalatore, ma è uno che sul passo ha veramente una marcia in più, quindi quando è da solo non lo prende più nessuno. Lo ha dimostrato sia in salita che in pianura, è uno che se si trova con qualcuno più veloce di lui spesso e volentieri le ha prese, e quindi come la scelta che ha fatto nel mondiale è stata proprio quella di arrivare da solo, di staccare tutti prima, perché era quella la sua possibilità, anche perché se fosse arrivato con Lutsenko nel finale, Lutsenko è nettamente più veloce di lui, quindi doveva assolutamente staccarlo prima. Dai. E ha dimostrato di essere un fuoriclasse di altri tempi. Dario deve soltanto, io ho fatto notare prima, imparare un po' a correre tatticamente. Un anno fa al Mondiale in Belgio fece il diavolo a 4 a 150 km dal traguardo, non aveva senso, perché lui è esuberante, vuole stravincere, però non sa che nel ciclismo la tattica, non dico che è superiore alla forza, però è importante quando devi scegliere il momento opportuno, quando devi sapere cosa chiedere ai compagni, dove ti devono portare, poi entri in scena tu. Lui invece questa tattica ancora non l'ha affinata. Quando la affinerà diventerà, penso, ancora più forte di quanto non sia oggi, che è già un fenomeno. Ma questo di sicuro, perché comunque sia per il fatto che è molto giovane, sia perché ha iniziato a correre molto tardi, è inevitabile che abbia qualche lacuna tattica. Quello che ha fatto al Mondiale l'anno scorso era un po' per la sua inesperienza, dove ha esagerato sicuramente, e un po' per qualche, non disguido, ma screzio che c'era stato nella sua squadra nazionale, dove lui non accettava tanto il fatto di essere messo come seconda punta, quindi era stata un po' quell'azione d'orgoglio dove voleva dire adesso vi faccio vedere io, quindi un insieme di tante cose che hanno fatto sì che ha giocato male le sue carte. Quest'anno quell'azione era un'azione decisiva, nel senso che rientrava in un piano tattico, sono stati molto più chirurgici nello scegliere i momenti con la squadra del Belgio, perché appunto se non fosse stato lui a riuscire nella sua azione sarebbe stato Van Aert nel finale per la volata, e quindi alla fine il risultato ha dato ragione. Senti Dario, adesso come continuerà la tua stagione? Sempre in maglia Trek, hai rifirmato il contratto? Come stai messo? Sì, si deve ancora ufficializzare, però comunque abbiamo preso accordi per altri 2 anni, e quindi continuerò ancora con altri la Trek, 2 anni, ho capito bene? Però ti volevo chiedere una cosa, sai che ho elogiato quando c'era da elogiarti e ti ho criticato quando qualcosa a mio avviso non mi è piaciuto. Quest'anno è stato un anno deludente. Deludente?
te dal punto di vista dei risultati. Sì, dei risultati, che tu ci avevi abituato, anche non vincendo spesso, ma comunque a essere protagonista di tappe importanti, a essere in prima linea, a essere certo. Cioè, un corridore di riferimento. Quest'anno certo, ti ho visto poco. Questo lo capisco, ma anch'io mi vedo personalmente, ed è una cosa che un po', tra virgolette, mi dispiace, ma non perché sia una cosa che non è arrivata, ma è stata una cosa dove ho dovuto fare una scelta di dover rinunciare, perché comunque questo ciclismo sta diventando sempre più esigente, dove non si può sbagliare nulla, dove le cose vanno fatte in modo impeccabile. E quindi quando sono arrivato nella squadra, dove ovviamente mi hanno preso, mi hanno contrattato per fare questo lavoro da uomo squadra, dovevo fare al meglio questo lavoro, non potevo sbagliare assolutamente in questo, quindi è stata una dedizione al 100%, anche in occasioni dove io potevo fare bene. Per fare un esempio, in una tappa della Vuelta dove ero in fuga, c'era una grossa fuga, io mi sentivo benissimo, tanto è vero che un altro compagno di fuga come Gesink, che poi è stato ripreso nel finale e quasi è andato a giocarsi la tappa, arrivo secondo, io sinceramente non mi sentivo neanche inferiore a lui in salita, però mi trovavo a dover fare una scelta, e quella tappa lì sapevo che per fare la tappa avrei dovuto spendere tanto, il giorno dopo non sarei stato perfettamente, come dire, pronto, performante, e il giorno dopo era una tappa che puntavamo. Abbiamo perso il collegamento con Dario Cataldo. Ecco, adesso l'abbiamo un po' recuperato. Dario, ci senti? Noi non sentiamo. Vabbè, comunque ci stava peccato spiegando. Peccato Dario che si debba sacrificare. Purtroppo poi nelle squadre certo. I compiti vengono assegnati, ognuno c'è un ruolo, ognuno fa il ruolo a cui è predisposto, e Dario è uno che si sacrifica sempre, però peccato, perché sacrificandosi per gli altri devi rinunciare alle tue possibilità, che sono comunque... Mi sentite adesso? Sì, adesso sì. Ti sentiamo, Dario, ancora qualche minuto di pazienza. Stavi spiegando appunto questo, stava dicendo che insomma, sì, a volte... in quella tappa ho dovuto rinunciare, perché comunque il giorno dopo avevamo intenzione di puntare con Pedersen, con una tappa dove sarebbe servito tanto lavoro di squadra, e quindi ho rinunciato al mio risultato personale, che non avrebbe cambiato tanto la mia carriera, ma a livello di squadra cambiava tanto una vittoria di Pedersen. Quindi sono in un punto della carriera dove rinunciare a un risultato personale non mi pesa più tanto, ma è più importante riuscire in un risultato di squadra. Sottolineavo come le esigenze della squadra portano alcuni corridori a fare un lavoro particolarmente altruistico, perché sono capaci, sanno capire le situazioni, sono registi della squadra e quindi devono sacrificarsi. Peccato che il sacrificio ti tolga qualcosa di personale, dove tu avresti potuto esprimerti in maniera diversa, e invece devi assecondare le esigenze di tutto un gruppo che ti chiede quello, e tu sei stato chiamato apposta, quindi devi certo. Accettarlo. Sì, certo. Questa però, sai, è una questione di presa di coscienza e anche di professionalità. Sai, quando arrivi a adesso 37 anni, il prossimo anno 38, nelle occasioni dove io potevo farmi vedere negli anni in cui mi veniva data la possibilità, l'ho cercata, l'ho inseguita in tutte le maniere possibili. E poi arrivi a un certo punto con una consapevolezza che quei risultati non ti cambieranno una carriera, anche ammesso che ci sia una vittoria in più, è più per una soddisfazione personale che altro. E quindi la professionalità nei confronti della squadra si dimostra anche, o spesso anche di più, in occasioni come queste, dove bisogna essere intelligenti nel prendere delle decisioni. E alla fine, se sono ancora qui a firmare un altro contratto per altri 2 anni, è perché comunque mi sono guadagnato la loro fiducia e hanno ritenuto sia importante per questo lavoro. Dario, le prossime corse tue? E adesso farò altre 3 gare qui in Italia, quindi Giro dell'Emilia, Bernocchi e Lombardia, e poi la Japan Cup in Giappone.
Un'ultima cosa e poi ti liberiamo, promesso. Qualche settimana fa, qualche tempo fa, hai presentato proprio qui in Abruzzo il tuo libro scritto con Luigi Milozzi, 60 secondi. Sono dei racconti appunto che riguardano il ciclismo e anche i valori che incarna questa disciplina sportiva. Come sta andando? Che, insomma, che curiosità ha suscitato questa tua fatica nel mondo che tu vivi, ma anche fuori? Ma la fatica è stata soprattutto di Luigi Milozzi, più che la mia. Però è la piena soddisfazione il fatto che ci sia curiosità in persone che non che appunto non cercano il racconto del campione dove si possono raccontare mille vittorie, mille battaglie, ma su racconti che sono il ciclismo vissuto da dentro, sotto tanti punti di vista, non solo quello appunto del campione. E quindi mi fa piacere che ci sia tanta curiosità. Siamo un pochettino in ritardo con la stampa, e quindi bisognerà ancora pazientare un pochettino per avere la disponibilità, e quindi speriamo a breve sia possibile averlo fisicamente. Bene così, grazie come sempre per la grande disponibilità di Dario Cataldo, che sta, lo ripeto, tornando in viaggio verso l'Abruzzo, perché domani ci sarà questa grande presentazione delle tappe abruzzesi del Giro d'Italia, la prima tappa, quella d'apertura, davvero un grande spettacolo. L'unico grazie Paolo, Dario. Grazie a voi, buona serata. Ciao Dario, peccato che nell'annata in cui l'Abruzzo è sede di partenza di tre tappe così, non ci siano tanti corridori abruzzesi. Ah, solo tanti due. Corridori abruzzesi, sì. Solo due. Una volta, un periodo, ne avevamo 7-8, sì, no? C'era una squadra abruzzese. Sì. Adesso siamo comprimari, cioè sarebbe bello se la regione potesse esprimere qualcosa di più a livello ciclistico, perché sappiamo tutti quanto il ciclismo sia seguito in Abruzzo, quanti tifosi abbia e quanta passione storicamente provata porta questo sport della nostra regione. Prima di andare in pausa, ricordo che il Giro d'Italia 2023 partirà da appunto dall'Abruzzo con questa bellissima tappa, la Fossa Cesia Ortona, una cronometro di circa 20 km per finire il 28 di maggio, probabilmente a Trieste oppure a Roma. Questo lo scopriremo magari in sede di presentazione, non quella di domani, o anche forse quella di domani all'Aquila, probabilmente domani. Anche domani, oppure il 17 di ottobre, quando ci sarà la presentazione in grande stile a Milano il 17 appunto ottobre. Intanto state vedendo proprio delle belle immagini, grazie a Dino D'Angelo che si trova in regia, che ci sta mostrando queste immagini proprio della Via Verde, no? Della inedita, nostra sì. Pista ciclabile, pensa, che verrà fatta dai corridori, pensa, per circa 20 km. Pensa, non con una corsa in linea che arriva, passa in un momento, sì, arrivano, finisce. Qui c'è la cronometro, per cui ti inquadrano per 5-6 ore sempre le stesse bellezze, e esatto, quindi ci sarà un risultato straordinario a livello di immagine mondiale. Una cartolina formidabile. Perché sai, un conto passa la tappa in linea, un minuto finisce tutto, e qui no, qui comincia la mattina all'una e finisce la sera alle 5 e certo, e mezza. Sarà anche più semplice seguirla, visto sì, anche la, e quindi la brevità, no? L'elicottero, le telecamere riprenderanno, sì, i trabocchi per ore, e sarà proprio un entrare nelle case del mondo per ore di una particolarità abruzzese. Gabriele, noi l'abbiamo sempre detto che il binomio bicicletta turismo va a braccetto. Ma mobilità, l'altro giorno eravamo qui, ci diceva Maciarelli, sì, che sei canadesi, sei pazzi, sono venuti in Italia, hanno affittato le bici da lui per andare a scalare il blockhouse che hanno visto in televisione, cioè quindi sei matti, fanatici, appassionati, ma quanti milioni ne vedono e noi non lo sappiamo, e vengono qui perché magari vogliono vedere il Gran Sasso, Campo Imperatore, che è un simbolo. Vogliono vedere questi splendidi trabocchi. Quest'anno in giro farà anche Silvia Alta, che è una delle terrazze sull'Adriatico. Cioè ci sono particolarità belle che il giro valorizza, e quindi investire nel ciclismo significa portare turismo.
Sicuramente, quindi 6-28 maggio 2023, le 21 tappe del Giro d'Italia, naturalmente ci sono dei riposi, anzi il primo riposo ci sarà proprio subito dopo l'ultima tappa abruzzese a Campo Imperatore, il 15 di maggio, la tappa ci sarà il 14. Allora, a questo punto dobbiamo fermarci per una breve pausa, quindi la linea può tornare in regia a Dino D'Angelo. A tra poco. Bene, seconda parte di Bici Mon Amour, un ringraziamento ancora a Dario Cataldo che ci aveva raggiunto telefonicamente e adesso ci ha raggiunto, e lo ringrazio vivamente, Guido Quintino Liris, assessore regionale però neo eletto al Senato. Buonasera, come dobbiamo chiamarla innanzitutto, assessore? Oppure no, appunto senatore? Fate voi, per me non ci sono problemi, anche col nome di battesimo per me va benissimo. Soltanto a patto che lei risponda qualche volta di più al telefono, perché siamo stati disperati qualche volta. Impegnato, non l'abbiamo mai trovato. In questi giorni anche noi, di festeggiamenti. Vabbè, questi giorni avete approfittato a chiamarmi quando non potevo rispondere, poi esatto. Oggi c'era... Pensavo fosse un giorno di riposo, invece dalle 11 stamattina sequestrato in consiglio regionale, esatto. Tra l'altro tutto bilancio, quindi era tutta roba mia. E il riposo adesso ne avrà poco, senatore. Domani abbiamo una conferenza stampa sull'argomento che stiamo per affrontare. Intanto domani è tutto pronto, domani mercoledì ci sarà all'Aquila questa grande conferenza stampa in mattinata alle 11 per la grande presentazione della partenza e anche delle altre tappe abruzzesi del Giro d'Italia 2023. Sì, io credo che sia uno di quegli appuntamenti che rimarranno nella storia, lo dico con poca modestia evidentemente, ma sperando di dire cose vere e che abbiano anche la solidarietà da parte vostra in termini di realtà o di riconoscimento. Io credo che quello che si sta facendo e si è fatto in questi 3 anni e mezzo in ambito sportivo non abbia pari, perché abbiamo messo lo sport al centro di tutti gli equilibri sociali, economico, turistici, totali, anche durante il Covid. Siamo arrivati, penso, all'acme, all'apoteosi, scusate l'enfasi, ma è così, portare l'apertura del Giro d'Italia in Abruzzo è una sfida che pochi potevano pensare, che pochissimi possono permettersi e che noi invece, come tutte le mete, tutte le ambizioni impossibili, siamo riusciti a coltivare nel tempo, siamo riusciti ad ottenere. Questo è un rapporto di affidabilità, di interlocuzione con RCS che è durato negli anni. Se l'Abruzzo è stato un interlocutore affidabile in questi 3 anni e mezzo, anche durante la pandemia, quando altre regioni hanno rifiutato tappe, manifestazioni di grande portata, perché oggettivamente le misure restrittive legate al Covid rendevano impossibile o quasi impossibile l'organizzazione, ebbene là in quei momenti la regione Abruzzo ha gettato il cuore oltre ostacoli, si è messa in prima linea, ha messo a disposizione tutta la sua macchina organizzativa, ha messo le risorse economiche a disposizione, forse anche il fatto di essere sia all'assessore al bilancio che allo sport mi ha sicuramente aiutato, ma gli investimenti stanno ripagando e oggi avere l'attenzione del mondo per quanto riguarda l'apertura del Giro d'Italia, voi sapete l'apertura consiste in 3 tappe, oltre al fatto che è una festa, una grandissima festa di sport e di territorio. 3 tappe, una sui Rabocchi, una Teramo San Salvo e l'altra di ritorno dal sud con l'arrivo in montagna che farà selezione come ha fatto selezione nella storia sempre l'arrivo in montagna abruzzese, in particolar modo nel passato recente, ricordiamo il Black House, ricordiamo l'arrivo a Campo Felice e ora l'arrivo sul Gran Sasso. Senatore, noi sappiamo che in realtà c'è un'altra tappa, anche la Vasto Lago Laceno. È così? Sì, esatto. Ma noi stiamo... Non vogliamo scoprire tutto, però ormai esatto, è di dominio proprio pubblico. Tutto, no. Domani ne presenteremo 3. Certo. Di fatto se poi arriveremo addirittura a essere toccati, diciamo così, dalla quarta, la soddisfazione si moltiplica, ma siamo... Insomma, non so se riesco a far... trapelare, come no, o a far trasparire con una certa entusiasmo. Emozione anche. Se fosse l'ultima cosa che io
da assessore regionale al bilancio sport mi trovi a comunicare, ad annunciare, ad aver fatto, io credo che sia una delle più grandi e più belle soddisfazioni. Senatore, c'è da essere orgogliosi, e vi ha dato atto alla Regione Abruzzo che in merito al ciclismo ogni anno fa dei sacrifici economici, ha dei risultati straordinari. Non ci dimentichiamo, un anno fa il Giro è stato qui per diversi giorni, e avere la partenza significa entrare proprio nella storia del grande Giro. Ma nel vostro obiettivo, mi pare di aver sentito, è una voce, me lo conferma o meno, che in futuro, non brevissimo perché ci vuole tempo, ci sarebbe anche l'idea di portare in Abruzzo il Mondiale. E sarebbe come dire il culmine di un programma sportivo di straordinaria entità e di grandissimo interesse. So che hai seguito da vicino quando ci abbiamo provato, e per pochissimo non siamo riusciti a portarlo. Ma sappi che è soltanto rimandato, perché eravamo quasi già pronti 2 anni fa, e sarebbe stato eccezionale. Calcolate, e qua riparlo un po' da assessore al bilancio, che quando si porta il Giro d'Italia non si porta soltanto la manifestazione, che comunque avrà un costo importante, diciamo così, sì. Ma per noi è una vetrina importantissima, cruciale, è un investimento, anche a dispetto di quelle che saranno le considerazioni, qualche commento da parte dell'opposizione. Noi crediamo che sia un punto cruciale. I grandi eventi in generale hanno acceso dei riflettori e sono l'operazione di marketing più importante che l'Abruzzo. Assessore, dico una curiosità, se non so se l'ha sentito poco fa. Fammi finire un secondo. Sì. Io non solo metto i soldi per quanto riguarda una manifestazione che comunque costa tanto, ma qua ogni volta che si fa il Giro si rifanno tutte le strade. È chiaro. E voi non immaginate, ogni anno vanno 4-5 milioni per rifare le strade, che non sono della regione ma sono della provincia e dei comuni. E quindi immaginate l'impegno, chiaramente sulle strade ci passano poi i cittadini abruzzesi e non solo. Quindi però è una soddisfazione. Si immagini la cronometro dei trabocchi, dove le telecamere saranno per 4-5 ore fisse e faranno vedere e rivedere tutta quella costa nel mondo. L'altro giorno, lo ricordavo poco fa, sono venuti 6 canadesi pazzi di ciclismo, hanno affittato 6 biciclette a Pescara, sono andati a scalare il blockhouse che avevano visto in TV. Cioè, mettiamo una proporzione di quanti turisti nel tempo, vedendo l'Abruzzo e le sue bellezze, potranno venire da noi e quindi dare all'economia nostra un sussulto importante. Ma io ti dico una cosa, avete ricordato tutti, immagino, l'arrivo sullo sterrato di Campo Felice. Sì. Non sapete per quanti giorni venivano gli innamorati del ciclismo a fare quel tipo di percorso, e stiamo parlando di uno sterrato anche improvvisato. Oggi stiamo anche creando un'infrastruttura, altra roba che ho messo a cuocere, che parte adesso da subito, l'infrastruttura sterrato battuto sulle interpoderali per quanto riguarda l'eroica del Gran Sasso, che abbiamo avuto la prima edizione, ma che adesso verrà proprio l'infrastruttura di oltre 1 milione di euro per quanto riguarda proprio terra battuta, ecocompatibile con lo zolfo compattata, un strato sterrato compattato, e sarà secondo me ulteriore infrastruttura per il ciclismo, per innamorare il ciclismo, per l'eroica, che voi sapete nel Chianti cosa comporta in termini di turismo. Secondo me in 2-3 anni la nuova eroica del Gran Sasso diventerà più famosa di quella del Chianti. Questo non lo so, però sicuramente diventerà importante. All'eroica del Chianti vengono da tutta Europa. È una cosa straordinaria. Vedremo cosa accadrà. Sì, lo so. Nasceva anche quella per sbaglio. Sì. In una parte di territorio poco frequentata, da rivalorizzare e riqualificare. Io con Brocci ormai ho un rapporto strettissimo e mi faccio raccontare. Gli ho detto: non ci rimanere male, perché sul Gran Sasso succederà in 2-3 anni qualcosa di incredibile.
Senatore, ecco, stiamo rivedendo l'arrivo, proprio le immagini l'arrivo che prima evocava, cioè l'arrivo stavamo a Campo lì. Felice, quando bellissimo, Ciccone bellissimo fece secondo, peccato, per lui non anche ci per credeva nessuno. Dovete sapere, retroscena, fino a 20 minuti prima di questo arrivo, mezz'ora prima, c'era il rischio che non ci si arrivasse perché stava aumentando la pioggia. È vero. E cominciava ad essere un po' più impraticabile quel tipo di terreno. È vero, è vero. Senatore, volevo farle questa domanda, così, giocando un po'. Se lei domani fosse un giornalista, dovesse scegliere un titolo per questa giornata di domani, per questa presentazione? L'Abruzzo al centro della storia. L'Abruzzo è nella storia. Okay, credo chiaro, una cosa del forte genere, e chiaro, perché direi. Io la vivo così, perché non, per me è stato uno sforzo importante la programmazione, l'interlocuzione, la realizzazione, perché di questo stiamo già parlando, perché sapete bene che quando si fa una conferenza stampa vuol dire che si sta già molto 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 avanti. Ho chiesto a tutti che se qualcuno si permette di non farmi sedere a maggio in prima fila, li ammazzo tutti, perché la sento mia, tanto tanto mia. Senatore, c'è qualcuno che si sente di ringraziare? Magari lo farà anche domani in sede di conferenza stampa. Il presidente, punto. Più degli altri, che un po' ci hanno insegnato che il più comprende il meno, una persona innamorata dello sport, che da sopra, insomma, sarà che anche alto, diciamo, con una visuale differente rispetto a tutti, ha forse maggiore equilibrio. Noi siamo molto attaccati ai localismi, no? Insomma, non vi sfuggirà, anche perché siamo eletti in collegi provinciali. Lui ha uno sguardo d'insieme che sta facendo la differenza in questo momento, anche su questi grandi eventi. Non lo nascondo, è stato lui che dal primo giorno mi ha detto, insomma, voglio che la regione diventi, Abruzzo diventi la regione dei grandi eventi, e diciamo che quando tireremo le somme sono stati tanti i grandi eventi abruzzesi, tanti, e non abbiamo mai avuto paura di mettere la faccia e anche di mettere risorse economiche in termini di investimento. Senatore. Ma lei e il presidente andate in bici? Allora, io abbiamo fatto le ultime due volte, uno l'eroica l'abbiamo fatta, fatto il percorso di 45 chilometri e l'abbiamo fatto insieme. Io non ero mai salito su una bicicletta da corsa, questa che mi hanno dato era una gravel, mi hanno dato proprio la tutina, il completino, mi avevano fatto tutta la sorpresa, però l'abbiamo fatta. Poi il presidente è una persona ostinata, io lo conosco da quando ero adolescente, quindi sapevo che non avrebbe mollato neanche un metro, e l'ha fatta. E poi avevamo fatto già, però con una e-bike elettrica, la seduta del Gran Sasso, con una trasmissione sempre di Rete 8 del collega vostro Giancarli. Quindi nell'ultimo mese e mezzo due volte in bicicletta con il presidente. Quindi allora, siete in prima linea anche voi. Con le bike era stato più semplice. Quando c'è da pedalare è più difficile. Mamma mia, no, poi c'è stato un fuori programma che la sindaca di Castelvecchio, una carissima Luigina Antonacci, che saluto per lo sforzo, ci ha detto all'ultimo momento: vi ho fatto una sorpresa, questo diciamo che è un piccolo scoop fuori programma, e aveva messo addirittura, che per un comune come Castelvecchio Calvisio è un bello sforzo economico, 200.000 euro di breccia sullo sterrato. Il problema è che era appena messo, quindi immaginate che significa mettersi sullo sterrato appena messo, quindi si scendeva con le ruote di qualche 5-6 centimetri, 7 centimetri, si pedalava e non si camminava. A vuoto. Quindi lei pensava di fare una cosa buona in attesa di quell'infrastruttura di cui parlavo, che saranno sopra il milione di euro nella prima tranche e superiore ai 2 milioni nelle tranche successive, di opere che porteranno chiaramente un'infrastruttura che poi sarà uso e consumo di chiunque voglia nel corso dell'anno.
Bene così, grazie di cuore all'assessore, o meglio al senatore Guido Liris per questa anticipazione di quello che accadrà in pompa magna domani all'Aquila presso l'auditorium Renzo Piano, ore 11 per la grande presentazione delle tappe del Giro d'Italia 2023, soprattutto della grande partenza che ci sarà proprio Paolo, dall'Abruzzo. E continuate a tenere l'Abruzzo al centro di questi grandi eventi internazionali, perché soltanto in questo modo si può migliorare l'immagine, il turismo, l'economia di una regione che ha bisogno di essere attenzionata da fuori. Assolutamente sì, hai pienamente ragione, e io l'ho toccato con mano, può fare la differenza. È la vera operazione di marketing. I grandi eventi sono la vera operazione di marketing per una regione come l'Abruzzo, con le sue particolarità, mare, montagna, trabocchi. Domani sarà una cosa bellissima, cioè bisogna inaugurare la Costa dei Trabocchi. Il passaggio al Giro d'Italia sarà la vera cartolina che avrà l'Abruzzo, altro che inaugurazione, sarà il lancio, sarà il lancio mondiale quasi. Grazie, grazie di cuore al senatore Guido Liris. Senatore. Arrivederci, buonasera a tutti. Ok, allora, abbiamo avuto anche questo bel collegamento. È bello avere una regione che sullo attiva sport, sotto il profilo proprio del ciclismo, è sempre stata attiva. Ogni anno, ma gli ultimi anche due anni... ci sono tante persone che lavorano nell'ombra, è chiaro, e noi, che chiaramente noi sono poi... ringraziamo tutti, ma... finalmente dicevo, c'è una regione che vuole dare allo sport abruzzese una dimensione internazionale affinché cresca l'economia di questa regione, che ne ha bisogno. Facciamo così, perché gli ultimi minuti volevo tornare sul mondiale. Abbiamo parlato del mondiale abbondantemente uomini, però c'è anche una finestra, volevo aprire sul mondiale donne e far vedere anche quello che è successo. Prima però volevo fare un break con il consueto servizio che ci propone e vi propone Marco Romani. In questo caso si tratta purtroppo di una gara annullata. Noi abbiamo fatto lo stesso un servizio più breve. Marco Romani, a causa del maltempo, perché era il quarto trofeo Pavind di Rocca Casale in provincia dell'Aquila, che è stato rinviato, credo. È stato annullato per il maltempo, sì, sì, però, diciamo sabato. È importante c'era. Dare seguito a. Anzi, domenica, 25 settembre, domenica ci sarebbe stata questa corsa, è stata posticipata al 9 di ottobre, se non ho capito male. Comunque seguiamo questo servizio di Marco Romani. Giovanni Salerno, buongiorno. La gara è stata annullata. Sì, purtroppo abbiamo aspettato fino alle 8:30, speravamo il tempo fosse un po' più clemente, abbiamo deciso di rinviarla al 9, era una gara troppo importante e per uno scenario così, così bello, e tanti partecipanti purtroppo giustamente non sono partiti e quindi abbiamo deciso di rinviarla. Era tutto pronto? Sì, avevamo preparato tutto quanto, abbiamo le ultime cose ieri sera e c'era il tempo, sembrava avesse cambiato idea perché c'erano le stelle, quindi era un bel tempo, ma purtroppo questa mattina le cose sono cambiate. Quindi la nuova data è il 9, adesso bisognerà decidere l'orario, sarà comunque confermato tutto? Ma per quanto riguarda gli orari, molto probabilmente rimarranno invariati, quindi il 9 ottobre, 9:30 partenza e juniores, elite e amatori, 12:30 i ragazzi. Comunque nei prossimi giorni definiremo anche con la federazione il tutto. Michele, la gara è stata rinviata? Sì, purtroppo le condizioni meteo, come si vede, non sono delle migliori e quindi l'organizzazione, il signor Giovanni Salerno ha deciso di rinviarla, anche perché non c'ha problemi con le autorizzazioni, visto che è il comune di Rocca Casale, diciamo, l'unico interessato, e quindi è stata rinviata al 9 di ottobre, insomma.
9 di ottobre si partirà sempre comunque alla stessa ora di oggi, insomma. Sì, sì, cioè il programma rimane invariato, alle 9:30 gli amatori e gli agonisti e poi alle 12:30 tutti quanti i ragazzi, le categorie agonistiche, i ragazzi, insomma. Il percorso era bello, peccato che insomma ci stavano alcuni tratti che potevano essere pericolosi. Secondo me, devo dire la verità, era meglio con queste quattro gocce d'acqua, perché asciutto era più pericoloso. Bagnato, visto che il Rock Garden si poteva evitare, i salti si potevano evitare, però insomma la decisione l'hanno presa gli organizzatori, che erano gli unici che potevano diciamo decidere di rinviarla o di farla, insomma. E poi oggi era campionato regionale, ultima prova dell'Abruzzo Cross Race. Sì, era l'ultima prova dell'XCO Abruzzo Race e il campionato regionale per le categorie amatoriali, perché il campionato quello per le categorie agonistiche l'abbiamo fatto il 28 di agosto. Vabbè, allora ci vedremo il 9. Va benissimo, arrivederci. Bene, così, grazie a Marco Romani. Torniamo a parlare dei mondiali, prima di passare al mondiale femminile. Torniamo a quello maschile, perché insomma abbiamo detto di Evenepoel, il grande protagonista, con questo strappo ai 35 chilometri, questa forza, una prova di forza. Secondo posto comunque un francese, ecco, che dopo le due stagioni di Alaphilippe, comunque un argento non è poco. La teniamo conto che Valéry ha battuto in volata Matthews, che il vincitore Valéry è della stessa squadra di Alaphilippe, quindi a Quick Step vince per il secondo anno consecutivo il campionato del mondo e continua il digiuno della formazione olandese, che aveva il Van der Poel, l'uomo di punta, ma come abbiamo ricordato poco fa, Van der Poel è rimasto protagonista negativo nella notte di una semirissa con alcuni ragazzini che gli hanno impedito di dormire, e quindi la sua partecipazione è durata 30 chilometri, perché gioco forza, un mondiale non puoi correre se la notte non hai chiuso occhio, e quindi 38 anni senza vincere, mentre nelle donne gli olandesi continuano a dominare. E infatti, grazie per questa precisazione Gabriele, infatti è stata proprio un olandese a vincere il mondiale femminile, però c'è da rimarcare il terzo posto della Persico. Siamo andati bene, non benissimo, il terzo posto insomma è stato un risultato importante. Sicuramente, quindi questo conferma che le donne ancora una volta le azzurre stanno dando quelle soddisfazioni al ciclismo italiano che purtroppo non riescono a dare, proprio per mancanza di materiale umano, i maschietti. Siamo arrivati piazzati ed era diciamo il massimo che potevamo attenderci da una squadra che non aveva punte diciamo importanti come altre formazioni. Tra l'altro l'olandese, eccola qui, che sta scattando, uno scatto anche qui imperioso, anche se siamo negli ultimi 800-900 metri, sembra che anche qui le inseguitrici non so, sono state incapaci proprio di reagire, quasi come lo scatto imperioso di Evenepoel. Evidentemente è un'altra velocità, non è quando che c'è uno scatto, sono stati impotenti. A un ritmo diverso, dietro magari sembra vicino, sì, però devi chiudere, per chiudere devi avere quella stessa potenza, quella stessa velocità che ha il fuggitivo, che la condizione fisica predomina. Quello tra l'altro scatto, la Van Vleuten, che era anche caduta qualche giorno prima nella crono a squadre, e credo che avesse, se non ricordo male, anche il gomito proprio malandato, in cattive condizioni, no, e poi ha 40 anni, lo dobbiamo ricordare questo, quasi 40 anni, sì, li fa a ottobre, quindi voglio dire, un'impresa straordinaria di questa ragazza, di questa donna. È stato un risultato straordinario, perché essere in condizioni così brillanti a 40 anni vuol dire che sei stato un professionista, oltre che forte, una fuoriclasse, ma che hai fatto il professionista vero, perché pochi atleti a 40 anni riescono ad essere competitivi per vincere un campionato del mondo. Abbiamo visto Valverde, che ci è arrivato, sì, quasi a 40 anni, sono eccezioni che dimostrano come certi talenti, certi corridori, diciamo che non risentono del logorio del tempo, e la classe la conservano fino a tarda età,
Noi abbiamo avuto tanti esempi in passato, corridori che hanno corso come Zotemek fino a 40 anni ed era competitivo per i grandi giri, ma ne abbiamo avuto tanti. Lo stesso Pozzo Vivo, sì, che è arrivato quasi a questa età, pur avendo avuto una serie di cadute, comunque nelle corse a tappe si fa rispettare ed è sempre piazzato. Secondo posto nella femminile dietro la Van Vlauten di Kopecky. Lei è un'atleta belga, tra l'altro ci sarebbe stata una doppietta clamorosa tra, sì, uomini e donne nel, beh, caso. E poi terzo posto per la nostra Persico, che insomma è stata naturalmente anche assistita dalla squadra. Forse si puntava anche sulla Longo Borghini, diciamo atlete più, diciamo che le più esperte, che no? Le nazionali, però, che sono uscite sconfitte da questo mondiale sono la Spagna, sì, l'Italia, perché è stato sempre per anni una nazionale, soprattutto, di riferimento. Tu ti riferisci al mondiale chiaramente maschile, sì, in questo, sì, caso, sì, no? Sì, sì. Spagna, Italia e la Francia, tutto sommato, è un secondo posto dopo che erano campioni in carica, hanno, diciamo, tenuto bene, perché secondo, insomma, è, certo, un buon piazzamento. L'Australia è arrivata terza correndo in casa con un altro vecchietto, diciamo, inossidabile, Matthews, che ha fatto il terzo, sì, posto. Ci sono questi corridori che comunque sono sempre sulla breccia, nonostante gli anni tolgono loro qualcosa. Ti voglio chiedere un'altra particolarità, perché forse diciamo che non è che vada a influire sulla corsa, però forse anche in parte può essere un motivo di influenza. Nel mondiale non sono ammesse le radioline, l'uso delle, no, radioline, quindi il corridore deve finalmente gestire tutto da solo, finalmente, perché molte volte sono portati a sbagliare con l'ammiraglia, con i consigli, tra virgolette, che non sempre sono consigli sportivi idonei. Allora lì ci vuole l'intuito, il senso tattico, il senso, il capire, il saper leggere cosa sta accadendo nella corsa e il saper comportarsi di conseguenza in base alle proprie risorse, alle proprie qualità. Il vincitore, per non avere problemi, ha cominciato a scattare a 50 km provando a fare selezione. Sì. Ci ha riprovato a 35, cioè sapeva di essere più forte, ma lo doveva manifestare e avere un risultato, ecco, concreto. Ma siccome ti faccio questa domanda, forse banale, un po' così ingenua, ma visto che Evenepoel è arrivato con quasi due minuti sì, di anticipo rispetto agli altri, ma gli altri potevano non sapere, per esempio, che lui si era ritirato e quindi quella volata tra i due, tra Laporte e Matthews, poteva essere la volata decisiva o no? O già sapevano, no, che aveva vinto? Sapevano. Una domanda ingenua. Sapevano. Come Venelepoel sapeva che se arrivava insieme a Matthews e Laporte veniva battuto. Ah, certo, questo è sicuro. Allora, sapendo questo, un corridore che sa di essere più forte, che ha una condizione fisica debordante, che aveva vinto la Vuelta, due tappe e tutto, sa che deve togliersi, diciamo, di dosso i due che in volata sono più forti di lui, perché sennò vanificava tutto, e quindi ha provato a scattare da 50 km per mettere a dura prova la resistenza degli altri, finché, certo, gli altri non ce l'hanno fatta. Ecco, quel mio amico Antonio diceva: ma quei quattro vedevano il fuggitivo possibile che non sono riusciti a prendere. Quindi è un mondiale che comunque ti è piaciuto, sia in versione maschile, sì, che femminile. Sì, mi è piaciuto. Australiano. Non sono deluso dall'Italia, sapevamo che, certo, non avevamo materiale, grandi possibilità. Quello, umano era quello, il Trentin che... ancora il migliore, quinto, sì, uomo quinto, di fondo. Quinto posto, lo ricordiamo, Trentin. Ottavo, Bettiol. Comunque nella top 10, due si è rivisto Sagan. Nono o settimo, mi pare, settimo Sagan, che era sparito. Senti Gabriele, abbiamo ancora qualche minuto, io adesso ti devo consegnare un piccolo regalo, non da parte mia, ma lo scoprirai da parte di chi, leggendo magari questo un attimo, ecco, vedi un po', intanto è un piccolo presente di un grande, grandissimo appassionato di ciclismo ora, ma prima è stato un grandissimo ciclista. Hai letto la... Sì. Che c'è scritto? Al bambino. Già dovresti capire chi può averti mandato questo piccolo regalo. Se dico Scurti, sbaglio? Vedi tu. Quindi Peppino Scurti, sì, tu, il gigante buono. Sì, il gigante buono. Eh? Il corridore che ha infiammato la mia infanzia. Esatto, perciò ha scritto, okay, al bambino. Eh? Allora, ho indovinato. Allora, che cosa faccio? Ecco, grazie a Dino D'Angelo che ha inquadrato il cappellino e naturalmente anche un
così un ricordo di Peppino Scurti, che tra l'altro ci sta guardando. Io gli ho già detto sì. diverse volte, grazie a lui, soprattutto a lui e a mio zio, che non c'è più, sono diventato un appassionato del ciclismo. Lo vedevo allenarsi passando davanti a casa mia sì. e lo inseguivo con gli occhi, con lo sguardo. E speravo che un giorno diventasse. Ha vinto in tutte le categorie campione. Giovanili, hai anche tantissimo nei dilettanti, 100 corse. Ho scoperto anche di più. Che purtroppo un grave infortunio sì. ci ha privato a noi abruzzesi ha tarpato le di ali, un campione così, straordinario. Un campione. A nome di mio zio che ti fa per lui, lo voglio ringraziare. E ti sta scappando anche una lacrima. E io ringrazio di cuore anche chiaramente il gigante buono Peppino Scurti, ma soprattutto credo che sia tu a doverlo ringraziare, e lo hai già fatto. Questo cappellino prenderà spazio dove? Tra le mie coppe, tra i miei trofei, tra le mie foto, tra i tuoi ricordi, tra i miei ricordi dello bello. Sport. Perfetto. Perché il ciclismo è stata ha caratterizzato un po' la mia vita. Certo. E la mia moglie era Miss Tappa un giro d'Abruzzo quando l'hai incontrata lì per sì, caso? Sì. L'avevi già adocchiata no, lì? No, no, l'ho incontrata il giro d'Abruzzo quando il giro d'Abruzzo era una corsa di dilettanti, ma organizzata da Profeta, che venivano i corridori altro da tutto grande il mondo. Talent scout. E quindi il ciclismo ha segnato la mia vita, a parte poi tutti i giri, il tour, le corse che ho seguito. E Peppino è stato il campione della mia infanzia, e lo vedevo passare quasi tutti i giorni davanti a casa. Perfetto. E zio mi diceva, ecco lui, ma diede un berrettino a mio zio, fu un trofeo. Certo. Perché allora non c'era televisione, il ciclismo veniva seguito attraverso le radioline, e mi ricordo che quando in quegli anni in cui correva Tacconi, io ero un ragazzino, un bambino, 63-64, gli anni migliori, si fermava tutta la regione, si fermava mio zio e faceva il contadino, si fermavano tutti con la radiolina a sentire il Giro d'Italia. Oggi la TV ti porta il giro in casa dall'inizio alla fine di una tappa, allora certo. dovevi immaginare con la radiolina. Perfetto. Erano altri tempi, però era un altro ciclismo, più romantico. Bello, romantico. Grazie Gabriele De Bari, grazie soprattutto anche a Peppino Scurti per questo tenerissimo ricordo anche che ha suscitato qualche lacrima nell'inossidabile Gabriele. Io ringrazio in regia Dino D'Angelo, anche coloro che si sono collegati con noi, ovvero Dario Cataldo e l'assessore, il senatore Guido Liris. Prossima puntata martedì parleremo abbondantemente, perché ormai quasi ci siamo, del Giro di Lombardia. Grazie e buona serata a tutti.